Grazie Chetti, sono Luca Guardabascio, regista e autore, sotto contratto con la Newton Compton, una delle più importanti case editrici italiane. Sono qui per parlarvi soprattutto della mia ultima fatica, che è un film violentissimo che parla di violenza contro le donne, violenza domestica, che si chiama Credi in un solo padre, con interpreti uno straordinario Massimo Bonetti, Anna Marcello, Giordano Petri, Claudio Madia, ed è anche l'ultimo film con Flavio Bucci, oltre ad avere un cast internazionale, tra gli altri c'è Roberto Ciufoli, musiche di Francesco Baccini e Maddalena Eschiale, che è un'attrice che ha lavorato tantissimo, in America, soprattutto con Angelina Jolie. Dove mi trovo? Mi trovo a Roma. Sui tetti di Roma, non sono un gatto, ma sono qui perché appunto immagino che in queste case ancora dormienti, perché purtroppo bersagliate, ahimè, dal Covid, questo periodo durissimo che stiamo vivendo, immagino le tante vite dei personaggi che vivono in queste case. E perché sono qui? Perché immaginando insieme a Ferruccio Tuozzo, l'autore del libro Senza far rumore, abbiamo scelto di raccontare questa storia durissima perché accaduta sul serio in un contesto, e quello che ci interessa a noi è l'animo umano, lo spirito umano. E ero convinto che gli uomini alla Rousseau fossero tutti quanti buoni, però poi ho anche capito che dipende molto da quello che è l'educazione, il contesto storico, il contesto sociale. Questo si chiama determinismo. Mi sono avvicinato un po' alla letteratura naturalista di Zola e abbiamo raccontato questa storia, Credi in un solo padre, in modo neonaturalista, diciamo, e neoverista. Perché neoverista? Neoverista perché c'è molto verga in questa storia di violenza. È la storia di un nonno che abusò prima della nuora e poi della nipotina di soli 15 anni, complice il fatto che il papà di questa ragazzina era emigrato in Austria per garantire un futuro e una vita migliore alla propria famiglia. Questo nonno, questo padre padrone, non è il padre padrone che ricordiamo di Gavino Ledda nel libro che poi fu tradotto in cinema dai Fratelli Taviani. Questo era il libro Padre Padrone. Ma è una storia ancora più dura, è una storia di violenza, è una storia di cattiveria, è una storia psicologica profonda dove questo nonno abusa appunto delle sue vittime e lo fa con la concezione verghiana della roba. Per questo nonno gli animali sono delle cose e le persone sono delle bestie. Una persona che non lascia scampo a nessuno e dove le sue vittime si sacrificano, si immolano, si concedono al carnefice, soprattutto la straordinaria Anna Marcello che interpreta il ruolo di Maria, perché sperano che questo uomo, immolandosi, spera che questo uomo non tocchi i propri figli, ma non sarà così poi nella pellicola, vedrete. Quindi il discorso era molto complicato e quello che abbiamo fatto è stato anche assumere sul set delle vere persone che sono state vittime di abuso e di violenza, dandogli una dignità, soprattutto una dignità lavorativa. Abbiamo avuto ragazzi, ragazze, vittime di abusi e di violenze. Sul set abbiamo avuto delle psicologhe, tra tutte Elena Fattorusso. Poi ci ha aiutato molto il Rotary Club di Eboli, il Lions, l'associazione Marte Live e tante associazioni in difesa dei diritti delle donne e dei minori. Perché chi soffre di più in queste storie sono proprio i minori, sono coloro, i bambini, che quando a casa non c'è amore, soffrono di più. E notizia di quest'anno è che nei primi mesi, siamo a marzo, e nei primi mesi appunto del 2021 sono ben 12 i casi di femminicidio. Quindi se una persona non vi ama, non può stare con voi. Di questo siamo convinti. Io vi ringrazio e ringrazio soprattutto quegli italoamericani che porto da sempre con me. Io ho realizzato diverse cose con loro e ho scritto un libro su Gio Petrosino che si chiama Pietre sull'Oceano. Pietre sull'Oceano perché la dimensione dell'emigrante è sempre di rimanere sospesa, non si abbandona mai quell'oceano e il nostro cuore è diviso a metà.
tra l'Italia e gli Stati Uniti. Anch'io sono stato emigrante, ho insegnato in molte università in America e so che cosa significa. Però io veramente vi amo con il cuore, lo dico col cuore, e amo tutti voi perché voi non avete un cuore, ma ne avete due. Grazie ancora, a presto a tutti. Ciao Katie, ciao Josephine Maietta, ciao Giorginista, Pierretto Domenica Simpson con cui ho fatto l'Andrea Doria. A presto, vi voglio bene. Ci vediamo in Italia, a Roma!